L'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre è stato uno dei tre siti pilota, assieme alla città di Trieste e alla provincia del Klagenfurt, del progetto Gestione integrata dei pazienti cronici post-acuti con scompenso cardiaco, finanziato grazie ad un programma europeo Italia-Austria per un valore di oltre 324.000 euro per il solo distretto di Feltre. Questo è un progetto di collaborazione in ambito interregionale per dimostrare l'efficacia di un sistema preventivo che cerca di individuare precocemente gli ammalati che hanno una malattia di cuore che potrebbe portarli allo scompenso e quindi costringerli al ricovero, al re-ricovero e comunque una condizione di difficoltà legata proprio alla presenza di un insieme di malattie, quello che noi definiamo una pluripatologia, dove con degli accorgimenti relativamente semplici possiamo essere, diciamo, preventivi. Gli accorgimenti semplici sono basati sulla valorizzazione di un'equipe infermieristica che è in grado di seguirli a domicilio utilizzando dei metodi moderni per la rilevazione di quelli che sono dei segni clinici abbastanza basali, fra cui il peso corporeo e l'ossigenazione del sangue. Quali i principali risultati conseguiti? Siamo partiti circa la metà del 2018 e siamo riusciti a selezionare 66 pazienti che hanno preso percorsi diversi e abbiamo voluto vedere se era successo qualcosa per quello che riguarda per l'appunto le ospedalizzazioni e soprattutto i re-ricoveri, che sono un po' il nostro obiettivo di miglioramento. E abbiamo visto che nel 2018 rispetto al 2017 i ricoveri per scompenso cardiaco si sono ridotti del 10% e le reospedalizzazioni si sono ridotte del 30%. Terminata la fase di sperimentazione, tale modello teso ad una migliore integrazione ospedale-territorio è destinato ad essere replicato anche in futuro, non solo nell'intera ULS Dolomiti. Poi probabilmente avrà estensione anche nell'ambito di tutto il Nord-Est.